Il mondo della pirateria sembrerebbe esclusivamente maschile. Così almeno lo raccontano da sempre la storia, la letteratura, i fumetti e il cinema. E invece, anche se si tratta di poche eccezioni, fin dal 600 si ha notizia di piratesse, non meno determinate e forti dei loro colleghi maschi. Solo di poche, tuttavia, si sono salvate biografie e immagini. Altre invece sono frutto della fantasia di scrittori e registi, come la Morgan del film Corsari. Dalla storia arriva il nome di Grace O'Malley, vissuta nel 500 e figlia di marinai di nobile stirpe. Rimasta vedova a soli 20 anni, prese il comando della flotta del padre, dandosi alla pirateria contro le navi della corona inglese che avevano attaccato il suo castello. A rimetterla sulla buona strada ci pensò proprio la regina d'Inghilterra, Elisabetta I. Le due donne si incontrarono nel 1593 e da allora Grace, pur continuando la sua vita di pirata, smise di attaccare le navi di Elisabetta. In Irlanda è ancora oggi ricordata come un simbolo della lotta contro i dominatori inglesi. Le piratesse più famose sono però Anne Bonny e Mary Read, vissute nel 700. Anne aveva lasciato il marito per il pirata Calico Jack, entrando a far parte del suo equipaggio senza nascondere la sua natura femminile. A bordo della stessa nave, travestita da ragazzo, salì anche Mary Read. Le due donne, assieme a Calico Jack, formarono ben presto un terzetto invincibile. Nel 1720, assieme ad altri marinai, rubarono un vascello nel porto di Nassau e si diedero alla pirateria contro pescherecci e mercantili. Solo l'equipaggio del corsaro Jonathan Barnett riuscì a fermare i pirati, arrestandoli e condannandoli a morte. Così almeno fu per Mary. Di Anne Bonny invece le cronache dell'epoca non raccontano l'epilogo. Il personaggio più stupefacente, ricordato in un film dell'italiano Ermanno Olmi, è però la piratessa cinese Ching Shi, vissuta nella prima metà dell'Ottocento, figlia e moglie di pirati. Nel 1807, alla morte del marito, assunse il controllo di una temibile flotta di 17.000 pirati. Le autorità cinesi non riuscirono mai a fermare Ching Shi e le quasi 200 imbarcazioni sotto il suo controllo. Solo grazie all'intervento delle navi da guerra inglesi e portoghesi, i cinesi riuscirono a ridurre il potere di Ching e il 20 aprile del 1810 le fu concordata un'amnistia in cambio della consegna delle navi e delle armi. La signora si ritirò a Canton, dove morì nel 1844.